invece racconti velocemente tendenze dell'estate. Ragazzi, allora, da spiaggia ho visto molto materiale da rifare, mentre invece qui in cabina, radio, non vedo niente da rifare. Ah sì? In spiaggia invece c'era tanto, tanto materiale. Quest'inverno preparatevi. Dici così, che la nostra Charlotte va bene così. Tu cosa fai? Beh, Charlotte è bellissima, a meno che vuole diventare un uomo, allora c'è da fare. C'è da lavorare. Charlotte, ti faccio diventare un uomo o ti lasciamo donna? Vabbè, ma noi ti facciamo una domanda: qual è la cosa più curiosa che ti chiedono da fare? Beh, ultimamente l'ultima tendenza è, vabbè, a parte gli uomini, i capelli, il naso, le donne, le tette, il culo, bla bla bla. E l'ultima tendenza è allungare il pisello. Sì. Ma si può veramente? Sì. Mai la riduzione, sempre l'allungamento. E come fa a allungarlo? Non è un muscolo. Non è un muscolo, non è un osso. Esatto, come si fa? No, ci sono delle tecniche per allungarlo, insomma, si porta in avanti, cavolo, si mette col grasso. Davide, è una roba pazzesca. Allora, per quanto che si prenota, quindi chi volesse allungare qui al paparazzi il Pippino, ti aspettiamo qui in cabina radio. Dimmi, Charlotte. E Charlotte ha qui il righello. Allora, per quanto riguarda gli interventi, però abbiamo visto che hai dei bellissimi occhi. Cioè, non hai mai pensato di fare un piccolo ritocchino oppure di cambiare addirittura il colore degli occhi? Ma veramente, cosa hai detto? Che non ho ritoccato gli occhi? No, veramente ho già dato lì per gli occhi. E che cosa hai fatto per essere al corrente? Beh, degli interventi di chirurgia estetica. Allora, tipo un lifting, un blefaro. Metto il liquido che ti allunga le ciglia, vedi questo liquidino qua. E quindi alla fine questo è il risultato chimico di me stesso. Che sei bellissimo, guarda. Grazie, e un'ultima domanda. Grazie. Appunto, lo dice perché è pagata, ragazzi. Ma no. Per quanto riguarda addirittura il colore degli occhi. Il colore, allora, il colore, ragazzi, si può cambiare in Italia, cioè in Italia non si può cambiare, nel senso che ci sono dei dischi oppure dei laser che cambiano il colore. Per il momento diciamo che la gente parte in Marocco oppure in Belgio piuttosto che in Sud America, però è ancora molto pericoloso perché può dare problematiche come il glaucoma, che sono cose brutte che poi, cioè, l'estetica sì, ma non a discapito della salute. Esatto, quindi ancora, se una cosa non è sicura, è come il laser agli occhi per la miopia. Prima era una cosa che non si sapeva, chi lo faceva, ma non si sapeva se poi aveva un risultato. Adesso si fa di routine, quindi quando diventerà una cosa di routine lo proporremo a tutti i nostri pazienti. Ma infatti noi ridiamo e scherziamo, no? Però, vedi, però in realtà sempre così, però in realtà sono serio. No, esatto, bisogna fidarsi sempre dei professionisti. Nel frattempo al paparazzi se magna. Vuoi andare a mangiare? Vedo poca gente nuda. No, vedo poca gente nuda. Possiamo sbagliare di più, quello, ragazzi. Quello è... Forse perché non hanno fatto la lipo questo inverno? Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Di ti chiediamo solo una cosa: di dare un saluto ai nostri ascoltatori. Un bacio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di RTS. Io sarò qui, verrò qui altre volte, qui a Milano Marittima, al paparazzi 242. E niente, ci vediamo qua in questa bellissima riviera. Prima ti lasciamo andare subito, diciamo dove sei, Corso Como. Allora, noi abbiamo la clinica, avevamo la clinica in Corso Como, ormai abbiamo gli uffici. Adesso abbiamo la clinica. Dove c'era la famosa via Elena Mua. Elena Mua, la mia assistente, bravissima. Che tra l'altro deve venire. Deve venire, sì, ho detto, vengo. Ah, tu l'hai invitato, Porcellone. Io l'ho invitato, sì. Che ha le tettone, lei. E quindi, ragazzi, allora, sto in via Arbe 50, tipo Erba però con la A, quindi Arbe 50, praticamente in via Le Zara a Milano. E poi Roma, via Veneto, via Toscana 30. Quindi se volete attraverso a Roma a Milano. E prossimamente apriamo a Bergamo i primi d'ottobre. Iniziamo poi a aprire Bergamo, Brescia, Treviso, Torino, Napoli, Bari. Insomma, può dire di area. Comunque c'era un'altra richiesta particolare. Un'altra richiesta, oddio. Che era lo sbiancamento, non abbiamo parlato. Ah, lo sbiancamento dei denti. Il famoso sbiancamento. Allora, una tendenza è lo sbiancamento perianale dell'ano, diciamo, e delle zone pubiche, perché l'ano, a forza di usarlo, ragazze, dovete imparare
ragazze, l'ano, a forza di usarlo, diventa scuro. Quindi, bisogna sbiancarlo. Si chiama anal bleaching. Quindi Damiano ti farà un buono sconto. Damiano, se vuoi provare. Damiano, sei... dopo ti faccio vedere delle persone anziane che abbiamo sbiancato. Dopo dei pensionati che abbiamo sbiancato, te li portiamo qua col carrello a 90 e tu valuterai se è il caso di farlo. Allora ringraziamo Giacomo per la sua simpatia e per la pazienza. Ti lasciamo andare a ciao, pranzo. Ragazzi, grazie ancora e a presto, ci vedremo. Ciao, un bacio, ciao RDS, ciao, ciao ragazzi. Ciao.